Palazzo Reale di Torino è diventato per qualche giorno galleria della più fragile, della più volubile tra le arti, la moda. Questa signora non aspetta Cavour o D'Azeglio che escano dall'udienza. Eppure il breve accenno di crinolina ricorda l'Ottocento. Il vestito da sera dà una risposta salomonica al grande interrogativo della moda 46-47, corti o lunghi. Questi radono il suolo come per attingervi la linfa, ad alimentare gli splendidi fiori che sbocciano in alto, sullo stelo. Lo scampanare di questa gonna a righe è come una nostalgia dello strascico. Quasi che la tentazione delle donne e il fascino della moda non bastassero, si aggiunge anche il concorso di eleganza delle macchine. La linea aerodinamica, vecchia gloria italiana, si è sposata alle imponenti curve delle auto americane. Il mezzo da sbarco anfibio ha lasciato dietro di sé una lussuosa e delicata metamorfosi. Da questi scrigni a quattro marce escono viventi gioielli le indossatrici. Si pronuncia nei modelli della sfilata una specie di rilancio della linea che fece fortuna subito dopo l'altra guerra. Ma a differenza del 1918, quando la moda doveva portare un cachet d'oltralpe, oggi sono Torino e Milano, Firenze, Bologna e Roma a inventare la figura, la sagoma della donna che ci piacerà nella prossima stagione.